Non ho mai capito, Carlo. Ma no, non dire così. Non puoi dire così. Ho sbagliato tutto. Sono stato imperdonabile. Ma tu lavoravi. Non devi sentirti in colpa. Non c'entri, è che... Ma il professor Brunato? Eccolo là, guarda, sta arrivando. Ben arrivato, professore. Ciao, Antonio. Ciao. Il dottor Quaratesi, suo fratello Carlo, buongiorno. Il professor Brunato. Le radiografie sono pronte? Sì, lo qui con me. Papà. Sì, tesoro. Sai, è arrivato un nuovo medico da Firenze e adesso verrà a visitarti. No, non lo voglio. Ma è necessario, piccolo. E poi lui è uno specialista. Vero, zio Carlo? Sì, è uno specialista di cadute, un sapientone, sai. Vi ho portato il caffè. Grazie. Forse i dottori ne vorranno un po'. Gliel'ho già portato. Tu l'hai preso? Sì, grazie. Mi sa che ne hai più bisogno di noi. Zia Laura. Sì. Sono stato molto cattivo, eh. No, Francesco, non è molto arrabbiata, è solo molto addolorata, perché tu stai male. Edoardo? Frattura molto grave. Si potrebbe forse tentare un intervento, ma il bambino praticamente è trasportabile. Anche se riuscisse ad arrivare in ospedale vivo, le probabilità di riuscita dell'intervento sarebbero scarsissime. In pratica nulla. Mi scusi, professore, non ho capito. Lei mi sta dicendo che mio figlio resterà paralizzato per tutta la vita? Io credo sia giusto che lei sappia come stanno esattamente le cose. La verità è che suo figlio non ha alcuna probabilità. Cosa? La sua condizione è senza speranza. Temo che non ne avrà ancora per molto.
Vieni, Francesco. Vieni da me. Vieni, così saremo sempre insieme. Come volevi tu.